Ha preso il via nell'aula magna dell'Università di Teramo la sesta edizione del Forum Internazionale del Gran Sasso in programma fino al 30 settembre. Il tema di quest'anno è conoscere per costruire il ruolo dei centri accademici di ricerca e della formazione. L'evento, in continuità con i precedenti e con il secondo meeting internazionale La Scienza per la Pace, e ha l'obiettivo di entrare con maggiore specificità nella vita della comunità accademica, affrontando nodi importanti per sviluppare le proposte di ricerca e di formazione. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Credo che quello slogan che la Chiesa italiana in questi ultimi anni ha portato avanti, liberi di partire, liberi di restare, è davvero un buon impegno, perché il problema è garantire per chi deve partire per tanti motivi, violenza, guerre, fame, malattie, giustamente. Vuole partire e anche liberi però di restare, quindi dare le possibilità di avere il futuro non dovendo necessariamente rischiare o mettersi o emigrare. C'è molto da fare. 360 relatori dall'Italia e dall'estero per 26 sessioni di lavoro parallele, 28 tra rappresentanti di organizzazioni internazionali, direttori dei centri di ricerca e rettori delle università africane. Prenderanno parte da domani, 29 settembre, anche alla quinta conferenza per il partenariato euroafricano e parteciperanno alla tavola rotonda conclusiva sul ruolo della cooperazione universitaria per una nuova cultura della conoscenza. Si avverte la necessità, l'urgenza di una presenza, di una rinnovata capacità intellettuale del mondo della ricerca, del mondo accademico, del mondo della formazione. Ecco, l'aver scelto come tema conoscere per costruire davvero è un grande dono per tutti perché significa che c'è la consapevolezza di ripensare il senso della ricerca e soprattutto di avere prospettive nuove in cui ogni problematica assume una visione più ampia rispetto a ciò che comunemente noi vediamo, perché siamo in una società che ha bisogno di una conoscenza sempre più approfondita per poter, in qualche modo, io mi auguro con successo, essere capaci di trovare prospettive di risoluzione, perché le sfide contemporanee sono veramente molto importanti e molto complesse.